perché Tareq Aziz, il ministro degli esteri di Saddam Hussein, colui che è stato definito il volto presentabile del regime, è stato condannato a morte martedì scorso per impiccagione dall'alta corte di Baghdad, motivo persecuzione dei partiti politici. Il governo italiano, il Vaticano e tutta la comunità internazionale hanno protestato contro la condanna alla pena capitale. Buongiorno Lorenzo Cremonesi, inviato del Corriere della Sera, che ha conosciuto Tareq Aziz, che lo ha intervistato e ne ha parlato in una sua opera Baghdad Caffè. Al telefono per noi Giovanni Di Stefano, avvocato di Tareq Aziz. Buongiorno avvocato. Buongiorno. Quando è che ha sentito l'ultima volta Tareq Aziz e quali le sue condizioni di salute? Ma io l'ho sentito 3 settimane fa, prima di tutta questa faccenda qui. Lui deve, dobbiamo sapere che è un uomo che sta molto male, ha 74 anni, ha avuto un ictus, ha diabetes. Ecco, se non è una persona che sta in buon saluto, e devi dire che gli americani l'hanno trattato molto molto bene, l'hanno offerto tutto la cura che è possibile, però purtroppo questa è una sentenza che nessuno se l'aspettava, perché non è prevista nel codice penale iracheno, non parliamo di regole della giurisprudenza internazionale. Allora, Lorenzo, 7 anni ti separano dall'ultima volta che hai incontrato Tareq Aziz, l'uomo delle trattative. Che impressione ti ha fatto? Che uomo è? Io l'ho incontrato nelle ore appena precedenti la sua partenza per Roma. Era, se non erro, il 13 o il 14 di febbraio, la guerra sarebbe scoppiata del 2003, certo, la guerra sarebbe scoppiata 20 giorni dopo, e lui veniva dal Papa. Veniva dal Papa per un estremo tentativo di mediazione, di dialogo con l'Occidente. Era un uomo preoccupato, un uomo che chiaramente era un uomo di mondo, quindi sapeva bene che gli americani facevano sul serio, a differenza di molti a partire da Saddam, che invece pensavano che fosse un bluff. Lui sapeva che la guerra sarebbe arrivata e cercava in qualsiasi modo di arrivare a un modo per uscirne. Non ho trovato un uomo che però fosse pronto ad abbandonare Saddam. Si è detto che proprio allora sarebbero state in corso trattative per una sua fuga, per garantire l'uscita di Saddam Hussein e un esilio. Lui mi disse assolutamente no, mi disse io starò con lui e morirò assieme a lui, no, se fosse necessario. Avvocato, adesso avete 30 giorni di tempo per appellarvi contro la condanna. Come sta impostando la sua difesa? Ma la situazione è esattamente così. A livello della legge domestica lì in Iraq, io ho fatto istanza prima dal 2006 della Corte Americana, Into American Human Rights Court, è uguale alla Corte Europea, solo che è a parte delle nazioni di Latin America e America lì. E l'istanza che ho fatto di urgenza lì è che America non deve consegnare Tareq Aziz ai iracheni, così non può essere mai giustiziato lì, finché la mia petizione, il processo va in onda lì in tribunale. Ho fatto anche un'istanza, e devo ringraziare i Nazioni Unite, il commissionario dei diritti umani, che mi ha ammesso specialmente al special rapporteur, che è un individuale come un giudice che si prende in mano direttamente una petizione, una situazione che è stata esposta lì, e lui può giudicare la situazione se ci sono per esempio i violazioni dei diritti umani. Stefano, scusi, senza entrare adesso nel tecnico, però perché lei ha definito il tribunale di Baghdad peggio di un tribunale nazista? Ma è molto facile, perché lì nessuno ha nessun diritto lì. Per esempio, Tareq Aziz è stato condannato a morte in base all'articolo 406, che è molto facile, che dice qualsiasi persona che uccide volontariamente un altro è punibile con la morte. Ma lui non ha ucciso nessuno. Lui è stato processato per pregiudizio contro il partito Daiwa, che è il partito attuale di Mato. Grazie, avvocato. Grazie avvocato. Cremonesi, prima ricordavi dell'incontro con Giovanni Paolo II, ma Tareq Aziz, uomo
delle trattative, volto umano del regime di Saddam Hussein. Ma quanto è stato estraneo, se lo è stato, peggiori crimini del regime di Saddam? Tareq Aziz era un intellettuale, un diplomatico, ma comunque era certamente ben consapevole e corresponsabile dei crimini commessi dal regime. Direi che non c'è assolutamente dubbio in questo senso, e questo spiega anche la sua alleanza fino alla fine con Saddam. Sapeva che era la sua unica carta, poteva solo stare con lui. Tareq Aziz era consapevole di quello che era successo contro i curdi negli anni '80, del famoso uso delle armi chimiche a Labja e nelle zone del nord, era consapevole dei massacri contro gli sciiti. Non poteva non sapere. Sapeva tutto. Ma questa condanna a morte, persecuzione dei partiti politici, è una condanna un po' vaga, un'accusa certo, un po' vaga. Certo, ma lui certamente non era l'esecutore, era un uomo che si occupava di diplomazia, di rapporti con l'Occidente. Direi che questa condanna va vista nel contesto della rivalsa sciita, gli sciiti con Maliki che sono tornati, che sono al potere oggi grazie alla guerra del 2003, si vendicano contro i vecchi partiti. Un regolamento di... E questo è grave, perché dà il senso della destabilizzazione di quel paese. A proposito di quel paese, Iraq, l'ultima volta che ci sei stato, come l'hai trovato? Ma io ci sono stato quest'anno due volte, sono stato a marzo per le elezioni del 7 marzo e ci sono stato a agosto per l'uscita dei circa ultimi 20-30.000 delle truppe combattenti americane, ne restano ancora circa 49.500. È un paese impaurito, è un paese dove si vive meglio che 2-3 anni fa, certamente la dottrina Petraeus ha funzionato, c'è stata una calma, c'è una sorta di pacificazione. Petraeus era il comandante in capo americano che ha coordinato le operazioni militari dal 2007 fino a 2 anni fa e oggi è in Afghanistan dove sta cercando di fare le stesse cose. Ma certamente negli ultimi tempi è ritornata la violenza, è un paese destabilizzato, ci sono state le elezioni il 7 marzo, da allora non c'è ancora un governo e anzi lo scontro sciita-sunnita è ancora in auge e in crescita, ci sono stati attentati fino a ieri, è un paese gravemente destabilizzato. Dove è in atto un regolamento? Dove è in atto e direi che Aziz è vittima, è ancora vittima. Avvocato Di Stefano, tempo di salutarci, lei ha difeso nell'ordine Slobodan Milosevic, il presidente serbo, Saddam Hussein, che tutti conosciamo, sempre in Iraq Ali, il chimico responsabile del genocidio contro i curdi, e adesso Tareq Aziz. Qualcuno l'ha definita l'avvocato del diavolo. Passione per i casi impossibili o per i criminali? Avvocato? Sì, pronto. Sì. Mi vuole rispondere o si appella al quinto emendamento? Dico, lei ha difeso Milosevic, Hussein, Ali, Tareq Aziz, avvocato del diavolo? Molto diverso. Ogni cliente è molto diverso da un altro. Ho capito, ma lei saliva a scegliere un po' particolari i suoi clienti. Non è l'avvocato che sceglie i clienti, sono i clienti che scegliono l'avvocato e così certamente io devo avere qualche elemento per chi mi sceglie. Io mi combatto con tutto, contro la ingiustizia, finché c'è una toga c'è una difesa, si dice. Vabbè, avvocato, non entriamo nel merito, abbiamo fatto una domanda. Domandare è lecito, rispondere in cortesia e lei ha risposto. Grazie, buon lavoro, e grazie a Lorenzo Cremonesi. E adesso proseguiamo con